Oscar dei famosi statuto. Wow! Quanto tempo è passato? Sono passati 36 anni, sono passati. Sì. Io ero bambina quando ballavo, gli statuto. Raccontami un po', prima di arrivare alla tua esperienza da solista, per quei pochi che non sanno chi sono gli statuto, nati nell'83 torinesi, che prendete appunto il nome dall'omonima piazza torinese, giusto? Mozzi. Sì, dove ci troviamo noi in piazza con gli altri Moz Sì. ogni sabato e sì, abbiamo attività 16 album in studio, Sì. più 3 dal vivo. Sì. Abbiamo suonato buona parte d'Europa, in tutta Italia, buona parte d'Europa, abbiamo suonato anche a Cuba e così via. Quando abbiamo partecipato al Festival di Sanremo nel 1992, da allora riusciamo a vivere grazie alla nostra musica Sì. e altre cose particolari da dire non ci sono, se Sì. non quelle di ascoltare le nostre canzoni per farsi un'idea di chi siamo, ecco. Certo. Io voglio ricordare nel 92 appunto la massima, il top diciamo della popolarità, perché appunto partecipate al Festival di Sanremo e avete vinto fra le nuove proposte. Con il brano abbiamo vinto appunto il Festival di Sanremo. No, sì, non abbiamo vinto, No, siamo nel arrivati ultimi in senso, finale. sì, voglio dire, al nono posto fra le nuove proposte, io la considero una vittoria perché poi. Ah, beh, sì, certo, sì, il brano è andato molto bene e Infatti, sicuramente sì. ci ha cambiato la vita, sicuramente, certo. Infatti, vi ha dato proprio una vostra etichetta, no? Si può dire, perché Sì, poi sì, sì. avete continuato, no, con quel genere, poi è uscito anche l'album Zigida che avete venduto 40.000 copie, insomma, col il brano Piera che ha veramente fatto divertire tutta Italia e, insomma, e non, quindi insomma, belli, bravi, e, insomma, non è facile, no, stare in auge tutti questi anni, no, alla fine. Ah, sicuramente, noi comunque suonare per noi ovviamente ci divertiamo Sì. e quindi per noi è comunque privilegiati riuscire a fare questo come attività lavorativa e Certo. quindi sicuramente è uno stimolo in più. Infatti, infatti. E poi raccontami, questa svolta, no? Hai deciso di appunto intraprendere anche una carriera da solista. Fare questo disco come solista Sì. dove si dà spazio a tematiche che riguardano sentimenti che non necessariamente solo l'amore, quindi Sì. anche la gioia, la passione, eccetera, Sì. e che vengono descritti attraverso delle canzoni che mettono al centro della composizione l'eleganza, la melodia, che l'armonia, eleganza dal punto di vista compositivo, dal punto di vista della definizione, dal punto di vista Sì. vocale, ma anche dell'estetica, la grazia di fotografia, il fatto che il significato solo femminile dovuto mantenere una coerenza della Sì, e, sono, io le ho ascoltate, una più bella dell'altra. Diciamo, come si dice, non mi viene il termine, non c'entra nulla adesso lo ska, giusto? Vuoi Esattamente, completamente, sì, no, non c'è, non sta, non ribaltare? ce n'è, no, sì. Infatti, belle, belle. La mia preferita, sai qual è? Non so. Neanche lei. Mi Ah, piace. beh sì, racconta la mia storia, il mio rapporto con il mio maestro di musica, infatti questa non è una donna, ma io credo del mio maestro di contrabbasso, Sì, che in sì. effetti negli anni in cui studiavo conservatorio mi ha trattato in maniera piuttosto vessatoria, tanto per usare un Sì. termine, ecco, e quindi è stata un'esperienza molto difficile, molto dura, e
racconto su questa canzone. Sì, si vede che è passato questo tuo vissuto, molto bella. Molto bella, poi grazie, dico, grazie. Sono tutte belle, particolari, quindi invito proprio tutti gli ascoltatori a sentirle, sentimenti travolgenti. E poi so che domenica sarai al Groove Village di Grugliasco, in apertura live di Tony Hadley. Sì. Wow, sì, sì, che emozione. Sì. Ah, beh, certo, sì, sì, è un onore poter aprire il concerto di un musicista e un artista così importante, storico. Sì, sì, sì. Cioè, parte dell'attività dal punto di vista proprio della proposta estetica, dell'eleganza, sì, ma anche sì, del tema garante nelle canzoni, anche in certe forme melodiche, quindi sì, sì, credo che sia un buon abbinamento. Sì, 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 direi una scelta molto molto azzeccata. Poi insomma, niente da dire su Tony Hadley, cioè niente, nel senso ci può solo che insegnare. E poi anche due live in luglio, giusto, in programmazione. Sì, sono due presentazioni, sì, concerti acustici, l'ha già fatta a Milano, Genova, sì, Modena, ovviamente a Torino, e adesso faremo qua la Spezia, e anche a Roma, il 12 sarà la Spezia, il 19 sarà a Roma. Ecco, quindi insomma, la Spezia sei anche vicino a me, io sono ligure, quindi insomma, perché no, se ci sono, ti vengo, aspetto, mi raccomando, certo, ti vengo a trovare volentierissimo. Sì, sì. E, ascolta, una mia curiosità, anche per gli ascoltatori, un aneddoto in tutta la tua carriera nel gruppo degli Statuto, raccontami. Una cosa che possa essere simpatica, quando abbiamo fatto il Festival di Sanremo, che sì, c'è stata la puntata dove abbiamo, appunto, siamo passati senza un tipo di speranza, ci siamo addirittura andati in finale, perché sì, per i voti abbiamo avuto un sacco di voti, e quindi la casa discografica non aveva prenotato l'albergo anche per la sera dopo, e allora i nostri discografici, come autopenitenza per facendo, hanno lasciato la camera a noi, e loro sono arrangiati in una specie di garage che c'era al ristorante, perché non ho avuto abbastanza, ma è sicuramente un aneddoto strano. Bellissimo, questo sì, molto molto carino, sui generis, e chissà poi quanti altri, vabbè, poi sì, di persona. Sì, tanti anni, abbiamo visto, immagino, ci vuole, sempre prendere con filosofia. Vabbè, sempre, sempre, trarre il positivo da ogni esperienza. Certo. Bene, Oscar, ascolta, dove ti possono seguire? Hai Facebook, Instagram? Sì, c'è okay. Oscar Giammarinaro per il Facebook, sì? E Oscar Stile Emozionante Musica Elegante, la pagina Facebook. Ok. No, ecco, Oscar Giammarinaro Instagram. Okay. E poi gli Statuti ovviamente sempre su Facebook e Instagram. Certo, certo, così almeno ci teniamo aggiornati sui tuoi spostamenti. E ringraziamo anche Parole Dintorni per questa opportunità, per ora solo telefonica, e in bocca al lupo con Tony Hadley, mi raccomando. Grazie, grazie mille. Anzi, salutamelo. Grazie. Senz'altro.